c'è? Sito li vuoi 800 euro? Quando ce lo dite? È finito l'anno. Io il 2 gennaio devo andare in urbanistica o rimango a casa? O vado a raccogliere qualcosa per poter portare a casa per la famiglia? Io questo voglio che lei mi dica, da persona seria. Punto. Grazie. Abbiamo milioni che sono inferiori rispetto a quelli, va bene, okay, che abbiamo, garantiamo per le convenzioni della, perché noi abbiamo un piano di risanamento che ci, perfetto, pone dei danni. 10%. Questi, quindi, ci sono i soldi, noi li prevediamo nei bilanci 2019-2021. Questa è per noi, perfetto, la garanzia che la tutti ha. Perfetto. Quindi, questo futuro, come vi ho detto, passa dal cambio del contratto. Ora, da questo momento, con la presentazione dell'istanza, entrano in campo dei soggetti professionisti che sono incaricati dalla società, che devono redigere quel piano che deve essere poi validato e approvato. Una delle voci di quel piano, non esclusiva, ma il piano che prevede accordi con i creditori, taglio delle loro credenze, prevede anche il cambio del contratto. Ora, da questo momento in poi, la valutazione e la sottoscrizione dei contratti spetta naturalmente alle organizzazioni sindacali e a voi di valutare. Ho capito, ma lei non deve dire quali sono le convenzioni che vuole dare. Altrimenti di che stiamo parlando? Gli amministrativi, gli amministrativi. Che fine fanno? Cosa voglio dire? Perfetto, quindi noi che facciamo il 2 gennaio? Andiamo a lavorare oppure rimaniamo a casa? Questi giorni non ci sono, sindaco. Possiamo firmare allora? E non lo sappiamo che cosa. Noi è stato presentato dalla società un concordato in continuità. Certo. Significa che l'azienda ha disponibilità per andare per la continuare a lavorare. Non è che chiude l'azienda, l'azienda è in continuità. Quindi possiamo continuare a lavorare. Vabbè, e quanto ci vuole che il giudice sblocca lo giudice per gli stipendi? No, tutte parole sono come a noi, vuole tutto.